Buongiorno, sono Lorenzo Calce, dottore commercialista. Oggi stiamo facendo il corso per i direttori amministrativi, dove sostanzialmente analizziamo il bilancio d'esercizio secondo la quarta direttiva CE e poi affronteremo anche le implicazioni che ci sono per alcune società che devono tenere il bilancio secondo gli IAS, quindi i principi contabili internazionali. Cerchiamo di affrontare il corso con una dinamica molto pratica, quindi anche con esempi che i partecipanti portano delle loro aziende. Ci sarà poi un'ultima lezione dove verranno anche analizzati gli indici per la valutazione delle aziende, quindi tutti i dati che devono essere presenti nel bilancio d'esercizio. Mi chiamo Cinzia Bianchi, questo è il mio primo giorno di corso, il corso è il responsabile amministrativo. Ho deciso di iscrivermi a queste 3 giornate perché, nonostante la lunga esperienza in ambito amministrativo, penso che ci sia sempre da imparare. Comunque è sempre bello potersi confrontare sia con gli altri allievi, chiamiamoli così, che arrivano da altre realtà, sia con un docente, devo dire, molto bravo che ho avuto il piacere oggi di conoscere. E poi le aziende sono sempre in evoluzione, non è facile stare al passo e quindi è importante essere sempre aggiornati in quest'ambito.